bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, sì! Finalmente la Season 6 è arrivata ragazzi! La nuova stagione di Fortnite ambientata nel tetro e nell'oscuro è qui! Veramente ragazzi, allucinante sia i trailer che la mappa modificata, tutto quello che è successo, la casa in mezzo al lago si è alzata e sorvola per aria, il cubo è ancora presente sotto, le rune hanno distrutto tutto, ci sono i campi coltivati a lande, il castello a montagnole, il bunker sotto il labirinto, insomma ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda questa season numero 6. Con voi ragazzi voglio vedere e fare una reaction al pass battaglia nuovissimo e tanta roba. Innanzitutto ragazzi ci portiamo subito in prima pagina dove troviamo le due skin, il DJ Yonder che è veramente fighissimo e la Calamity che è wow, super Calamity ragazzi, con stili selezionabili come il Ragnarok fino a 500.000 di punti esperienza, potremmo continuare a sbloccarla per poi addirittura avere la possibilità di modificare il colore del suo mantello, dei LED del suo mantello ragazzi, quindi GG. Si va subito, pass numero 2, una ragnatela, niente di eccezionale, numero 3, livello numero 3, lo stendardo di un piccone, ci può anche stare, numero 4, il primo wallpaper, veramente cool di Calamity, numero 5, un bang, un emote che viene fuori così, il primo balletto, sicuro, subito così, a livello numero 6, l'onda regale, vabbè, ma molto bello invece anche il nuovo spray con proprio Calamity in stile cartoon. Numero 7 ragazzi, il deltaplano di Cappuccetto Rosso, ragazzi c'è anche Cappuccetto Rosso dentro questo pass battaglia. A livello numero 8 troviamo l'emote del bus della battaglia, del bus della battaglia, e anche il logo del falò nello stendardo, 5 punti esperienza incrementati a livello 9. Livello 10 si va con il wallpaper delle emote, bellissimo. Livello 11 c'è la casa sospesa come stendardo. Livello 12 il primo pezzo ragazzi, il compagno ossicino si chiama, che sembra avverta anche i nemici. Nuova novità non si dice, ma novità di questa season 6 ragazzi, i background musicali, questa è quella del floss ragazzi, poi la vedremo insieme. Numero 14 il mantello di Cappuccetto Rosso e lo stendardo del fantasma, ne vedremo delle belle in questa season. Numero 15 il piccone del DJ Lama, che non è altro che una postazione da DJ, fighissima. Numero 16 l'emote del calderone, V-Bucks e punti esperienza. Numero 19 ragazzi, la scia, la prima scia, quella con i due rocket, spettacolo. Numero 20 il gatto e la luna, quindi uno spray. Livello 21 il wallpaper dei due conigli pasquali che si tengono per mano e la grande frattura a livello 22, che in realtà però è un fulmine credo che scenda direttamente dal cielo insieme al deltaplano fuoco incrociato. Livello 23 un'altra skin, il G-Dup, che come cosa ha veramente una skin ignorantissima ragazzi, una skin ignorantissima, vedremo poi di provarla. Livello 25 il wallpaper del DJ Yonder, lo spray a livello 26 del calderone e le motte dello Sturacessi a livello sempre 26. Livello 28 ragazzi il pomodoro che si può lanciare in faccia come abbiamo visto dal trailer. Livello 29 il nuovo pezzo, il cromo ragazzi, il camaleonte. Livello 30 l'ascia di Cappuccetto Rosso insieme al tombino ragazzi, di questo tombino ne vedremo delle belle perché ci sono sotto gli occhi del Raven. Livello 31 il ballettino molto easy il balletto a livello 31. Livello 32 stendardo con i dadi, livello 33 10% di incremento ai punti esperienza personali. Livello 34 il wallpaper della Valchiria e al 36 la scia del cappuccione ragazzi, come vedete con le due lanterne. Livello 37 l'ama de muertos, quello uguale ai teschi messicani. Livello 38 il backpack, che non è altro che il mantello del DJ Lama insieme alla
stenda. Livello 39, un deltaplano a forma di carovana con dentro roba ambigua e strana. Livello 40, il lama incredibile. Poi si va con le coin a livello 42 per lo standard. Livello 43 invece il backpack scaglia, anche questo vedremo un pochettino cosa farà. Livello 44 il wallpaper del Destiny, poi si arriva fino al fantasmino a livello 46 insieme a un'emote ignorantissima, raga. Ma ti sembra! Livello 47, eccolo, fiaba ragazzi, il cappuccetto rosso molto in stile Dark. Livello 48 arriva il ragno che si chiama Rampicamuri. Livello 50, una delle immagini più belle del lama nascosto delle scorte, ed ecco qua un altro fulmine ragazzi. Livello 51 arriva lo spray dell'emote del gatto, e a livello 53 la musica di sottofondo inquietante. Al 54 la scia con le due zucche infuocate insieme al labirinto di cactus. Livello 55 una coppia di ali veramente meravigliose, le ali del tramonto. Livello 56 arriva ragazzi uno stendardo con il pipistrello, per arrivare al 58 con l'emote della carta igienica. E a livello 59 arriva l'ossicino ragazzi, il cane di colore bianco. Livello 60 arriva il wallpaper del Tomato Town, e al 62 abbiamo la spray con la lapide insieme a questo stendardo che va a richiamare appunto il DJ Lama. Livello 63, altro ballo raro, lo strisciante ragazzi, ci sta. Livello 64 punti esperienza, al 65 lo sfondo maestri del bislacco, al 66 invece una cosa molto interessante ragazzi, come si chiama? È un emote dove c'è una roba con sopra il burger, potrebbe essere qualcosa di consumabile che arriverà prestissimo. Livello 68 i pipistrelli come sci, al 69 invece le bolle. Livello 71 ragazzi, una delle skin più belle sicuramente di questo Battle Pass, la skin tramonto, questa la Pami ci va pazza per questa skin, ve lo dico io. Livello 72 i Gremlins, livello 74 il backpack dello Scaglia però colore rosa, e al 76 c'è un pomodoro elegante che è un giocattolo. 77 si vedono delle Zanzibar ragazzi, le zanzare. A livello 78 il wallpaper del tramonto, al 79 invece ragazzi un backpack con il pipistrellone e tanti pipistrelli intorno. Andiamo a livello 80 con lo spray Oni allucinante, all'82 un claro richiamo alla Skull Trooper. Livello 83 l'essenza spettrale per quello che riguarda la scia, tanta roba. All'84 il wallpaper di devastazione, all'86 una delle skin che non mi piace molto ma che sia per Halloween, la bella donna ragazzi con la testa di zucca. Subito a livello 87 invece sblocchiamo il suo mantello. Andiamo a livello 89 per lo spray in versione anni 80 del Raven in pixellosi. A livello 90 il colore caffè per quello che riguarda il pez ossicino. Livello 92 c'è il remix del background OG. Livello 93 il primo concept art del Raven, del Wolf, insomma del lupone. Livello 94 una skin del clown. Livello 95 il ballet flamenco, tanta roba. Arriviamo nell'ultima ragazzi, livello 98 Scaglia di colore nero. A livello 99 lo spray del Manny che è il lupo, ed eccolo qua ragazzi a livello 100 il lupo mannaro, tanta roba ragazzi, veramente molto figo ragazzi. Questo pass battaglia a parer mio è molto più figo del precedente ragazzi, tanta roba, tante location, tante cose nuove, tanto divertimento per quello che ci aspetta ragazzi nei prossimi 69 giorni del pass battaglia. Vi faccio vedere anche il piccone giudizio finale che si va a sbloccare, infatti come vedete c'è un paletto per fermare i lupi mannari ragazzi, e addirittura battuta di caccia 10 settimane per sbloccarlo ovviamente. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video al reazione del pass battaglia. Scrivetemi qua nei commenti ragazzi come vi sembra questa season. Voglio sapere ragazzi qual è secondo voi la location più bella, e secondo voi qual è, se il pass battaglia è più bello questo o più bello il precedente. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, e ovviamente noi ci vediamo stasera in live. Ciao!